Vai Alex, vai Alex, dalla in mezzo, lì per il signore Matri! Matri! Mi mancava questo suono! 1-0, sì, 19 ragazzi, minuti, Piero, stai Piero seduto, stasera, grande giocata fatto. Di Del Piero, la data per il signor Matri, l'ha piazzata sul secondo palo, rivediamolo, intelligente, sarebbe finito in fuorigioco. Matri ha tagliato da sinistra verso destra e ha calciato da destra a sinistra, da destra a sinistra. Allora vi era faccio... da un po' che non urlavo gol, erano 3 settimane. Beh, ti eri dimenticato anche di come si faceva, se per quello. E tutti contenti, tifosi, juventini. Ancora, fai... ancora lui, dal pallone al capitano, il palo del capitano, e il gol, quello che è successo, quello che è successo, Juventus che raddoppia, incredibile, sì, il pallone era finito sul palo. Del Piero ha fatto peggio di Giaccherini qua. Però l'ha segnato! No. E sono 2! Si brinda troppo in fretta. Jimenez contro Buffon. Tutto ci è fermo. Ci sono fumogeni in campo. Fischio perché è arrivato un fumogeno. Jimenez abbiamo tempo. Contro Buffon. Cile-Italia, Cile-Italia, Cile-Italia! Rete, 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 rete. Del Cesena, 1-2, 1-2, 1-2, 5 minuti alla fine del primo tempo. Vi faccio vedere allora. 34 minuti, calcio di punizione, Rosina la battuta, primo piano per lui. Sembra Ricci, ex Zenit, ex Toro, sì, ex Parma. Sì, la differenza è che Rosina sa giocare a pallone. Parte Rosina, traiettoria Mancina, il pallone è schiacciato, resta lì, il pareggio. Another hard day in the city. Parolo sul rimpallo, il pallone resta lì. Parolo pareggia il conto dei gol al 35esimo minuto dalla Juventus. Altra controllatina al cronometro. Un fischio, due fischi e tutti negli spogliatoi. Dopo 3 sconfitte e dopo un doppio vantaggio, questa sera arriva solo un pareggio.